Allora, in assoluto sono tutti chiaramente molto condivisibili ed è difficile fare una scelta. Il quinto, le idee si possono discutere, è quello che mi ritengo possa essere il più interessante. Allora, come tutti gli strumenti, se usati bene o male, possono essere un potenziale o un pericolo. Social network consente di confrontarsi con persone che magari in altre situazioni in passato erano rinchiuse nelle loro sedi, magari di movimenti, di partiti, di associazioni. Invece ci si può confrontare con persone che la pensano in modo molto diverso, e questa è un'opportunità grandiosa, nel senso che poi alla fine magari si rimane con la propria idea, però rispettando civilmente la discussione ci si può anche magari cambiare opinione o assumere delle informazioni che non si avevano magari dai media tradizionali.